Ritrovati con Vetrina Toscana. Proseguono gli eventi in tutta la regione legati alla tradizione enogastronomica, all'infinita tradizione culturale di questa regione. I primi eventi che vi presentiamo questa sera riguardano Massa Marittima e ne parliamo con Roberta Pieraccioli, che è la direttrice dei musei di Massa Marittima. Quindi torniamo a Massa Marittima, questo gioiello incantevole, per parlarvi intanto di un evento che viene ripetuto per il successo che ha avuto la scorsa estate, a cena con Giorgio Vasari, un evento che si terrà sabato 16 novembre e che ruota intorno a questa figura straordinaria. Intanto, che cosa avete pensato per questa sera in particolare? Come sarà articolata? Sarà divisa in due parti. La prima parte è una visita guidata al Museo di Arte Sacra a Massa Marittima, dove abbiamo la Maestà di Lorenzetti. E questa visita sarà un incontro tra i cittadini di Massa, o comunque tutti quelli che si vorranno iscrivere, insieme a Giorgio Vasari, perché Giorgio Vasari scrisse Nelle vite di Lorenzetti a Massa Marittima, allora l'aggancio è nato da lì. E l'abbiamo fatto quest'estate, ha avuto un successo enorme, abbiamo dovuto fare quattro appuntamenti sì, durante il pomeriggio, e poi Giorgio Vasari accompagnerà tutti quelli che si sono prenotati alla cena di ispirazione medievale rinascimentale, insomma, che sarà, mentre quest'estate l'abbiamo potuta fare nel chiostro accanto al museo, naturalmente d'inverno questo non è possibile, all'osteria San Cerbone, che è il nostro chef Antonio, certo, Checcucci e Grazia Ghilli, che hanno pensato un menù apposta, e che questa volta ha delle notevoli varianti rispetto alla precedente volta. In particolare segnalo una zuppa di mele che secondo me è strepitosa. Zuppa di mele, sì, molto rinascimentale, però sì, sicuramente, conoscendo gli chef in questione, avranno rivisitato tutto in chiave assolutamente apprezzabile. Allora, quindi questo accostamento fra il museo e la tradizione gastronomica toscana ha funzionato? Sì, ha funzionato moltissimo. Quest'estate ci eravamo dati un massimo di 60 visitatori e abbiamo dovuto mandare via persone che non hanno trovato posto, insomma. Quindi siamo soddisfatti, tant'è appunto che lo riproponiamo e sicuramente diventerà un appuntamento fisso, con delle varianti, ovvio, ogni volta per attirare. Certo, tra l'altro il museo è particolarmente suggestivo, come lo è Massa Marittima, e quindi è veramente un appuntamento importante. Sabato 23 invece si cambia completamente ambientazione e siamo a raccontare la storia di un'attività economica che ha avuto grandissima importanza a Massa Marittima, l'attività mineraria. Ecco, intanto come vi è venuta questa idea? Allora, noi naturalmente siamo un territorio che ha una tradizione mineraria dalla preistoria, quindi anche il Medioevo, la ricchezza, Ambrogio Lorenzetti lo dimostra, viene proprio dallo sfruttamento delle miniere, quasi senza soluzione di continuità fino agli anni 90 del Novecento. Quindi noi abbiamo una presenza importante delle miniere sul territorio, abbiamo anche a Massa Marittima un museo della miniera, un museo che raccoglie la cartografia delle miniere, e nel territorio sono visitabili alcune emergenze. Allora abbiamo pensato, in questa iniziativa che abbiamo chiamato Novembre Grosso, che occupa tutto il mese di novembre con visite, concerti, appuntamenti e musei gratuiti, lo voglio sottolineare, per tutto il mese. Abbiamo scelto dei temi, quindi abbiamo parlato ora di quello medievale rinascimentale con Vasari, ma l'ultimo fine settimana lo dedichiamo proprio all'attività che fino a ieri ha occupato il nostro territorio. Quindi faremo una giornata intera dedicata alla miniera, la mattina una visita con gli speleologi a una vera miniera del Novecento, il pomeriggio una visita al museo minerario e altre emergenze che ci sono nella città, e poi la panierina del minatore, perché i minatori andavano in miniera con una panierina, il nome viene dal cestino che inizialmente usavano e poi però hanno dovuto abbandonare perché i topi lo rosicchiavano, certo, entravano rosicchiavano. È diventata una scatola di latta all'interno della quale i minatori mettevano gli avanzi del giorno prima. Quindi in questa panierina del minatore, a questo incontro che poi è organizzato da Slow Food, troveremo sempre nell'osteria di Antonio Checcucci, il San Cerbone, troveremo la trippa finta. Io segnalo questo perché è una cosa molto particolare, in mancanza di carne veniva fatta
fatta la trippa in un altro modo. Poi ci sarà la farinata di mais, diciamo, di gran turco, arricchita dove era possibile con pezzetti di croste di formaggio, pezzettini di pane abbrustolito, che poi i minatori tagliavano a fettine perché si consolidava e diventava. Oppure le polpette di lesso rifatto, delle zuppe, e poi concludevano, quando era possibile, col castagnaccio povero, un castagnaccio dove non c'erano le noci, dove non c'era l'uvetta, dove c'era solo il ramerino, quindi proprio all'insegna del niente, del quasi niente. Sì, però insomma, sicuramente mi sembra un bellissimo programma questo, perché appunto valorizza degli aspetti che fanno parte della storia di questa terra, però sono poco conosciuti. E poi insomma, comunque, il castagnaccio e le polpette di lesso, insomma, sono sempre un gran piacere ogni volta. Allora, in sovraimpressione avete visto i numeri di telefono da chiamare per le prenotazioni. Come avete sentito, sono eventi molto affollati, quindi affrettatevi. Io ringrazio tantissimo la dottoressa di essere stata qui con noi. Brevissima interruzione e poi parliamo di un altro evento. Da Massa Marittima ci spostiamo a Lucca per parlare di un'iniziativa che coinvolge nella tradizione degli eventi del gusto dell'arte un museo, il museo di Casa Puccini, con un ristorante che risponde in tutto e per tutto alle richieste di Vetrina Toscana. Ne parliamo con la direttrice del museo, Gabriella Biagi Ravenni, e con Luna Itano, che è la proprietaria del ristorante Puccini, che tra l'altro è proprio collocato vicinissimo alla casa museo. Lucca è una città straordinaria, Puccini è una figura straordinaria, conosciuto a livello planetario. Allora io chiedo alla dottoressa Ravenni, Biagi Ravenni, allora intanto, perché avete deciso di aprire le porte di Casa Puccini a questo aperitivo? Allora, il museo dopo anni di chiusura ha riaperto 2 anni fa e stiamo cercando di portare avanti una linea che sia una linea di apertura al tessuto della città. Abbiamo inaugurato da pochissimo tempo, un paio di mesi, il bookshop proprio nella piazza Cittadella davanti alla statua, e questo ci ha già collocato molto in contatto con le attività commerciali della piazza, e quindi questa iniziativa, questa proposta della Regione Toscana è stata subito accolta, perché l'idea è quella di abbattere i muri dell'appartamento in cui il museo della casa natale di Giacomo Puccini è collocato, perché quello è un appartamento in un palazzo, di abbattere questi muri in maniera ideale e di aprirci al contesto della città. Contesto della città, quindi la serata comincerà con una visita al museo? Certo, abbiamo così avuto un'idea di fare una visita guidata un po' speciale, e anche questo è una inaugurazione, sarà la prima volta che lo facciamo e speriamo che non sia l'ultima. Certo, assolutamente. Ovvero i visitatori che verranno accolti prima nel bookshop, poi saranno accompagnati alla visita del museo e troveranno nella casa, Giacomo Puccini, che racconterà di sé e della sua vita in quella casa, e poi ovviamente spazierà su altri argomenti, prendendo spunto dai materiali che il museo conserva. Allora, parliamo invece della parte relativa alla proposta enogastronomica. Che cosa avete pensato per questa sera? Beh, abbiamo pensato di rifare tutti quelli che erano i piatti amati da Giacomo Puccini. Perfetto. E quindi abbiamo deciso di prediligere la cacciagione, perché era la cosa più amata da lui, e quindi chiaramente rifaremo l'anatra, faremo il cinghiale, faremo la torta che è chiamata torta Puccini con cioccolato, amaretti e rum, faremo questa fonduta di pecorino che a lui piaceva tanto, e quindi effettivamente è molto accattivante. Ristudieremo un po' quelli che erano i piatti amati dal maestro, diciamo. Ecco, voi perché avete aderito al programma di Vetrina Toscana? Perché intanto era una cosa che mi piaceva tantissimo.
Poi perché comunque questa iniziativa qui della visita prima al museo e dell'aperitivo e poi della cena dopo nel nostro ristorante, secondo me è una cosa che comunque è un circuito che si chiude. Certo. E quindi si chiude poi con la cena. E poi perché mi sembrava una cosa che comunque promuove il museo, promuove il ristorante, promuove la figura di Giacomo Puccini, quindi ben venga. Ben venga. Allora, per le prenotazioni avete visto il numero in sovraimpressione, vi ricordo che questo evento è il sabato 30 novembre, inizio più o meno quando comincia la serata. Il ritrovo è, mi ricordo, 18:30, sì, ma è contando pomeriggio, sì. come spesso avviene. Comunque, telefonando al numero che vedete avrete tutte le informazioni. Io ringrazio le nostre ospiti di essere state con noi. Breve interruzione, un altro evento di Vetrina Toscana.